Bentornato! Christopher, lei ha controllo del gioco? Voglio la questione scienza per 400. Quale elemento è più leggero dell'aria? Che è elio? Sì, è corretto. Voglio la questione scienza per 500. Quale lettera non è la tavola periodica? Che è lunga. Sì, che è corretto. Voglio la questione cultura per 200. Queste vacanze è nel giorno tradizionale per un gita in campagna. Che è Natale? No, purtroppo. Che è la Pasquetta. Che è corretto. Voglio la questione cultura per 400. Quello è un nome per la città di Venezia. Che è la Serenissima. Sì, vero. Voglio la questione musica e arte per 500 dollari. Lui ha scritto la musica per l'opera L'Esir dell'Amore. Chi è Gaetano Donizetti? Sì, purtroppo noi siamo a tempo scaduto. Noi ritorneremo per la domanda finale in un momento. Vieni qua per una notte di musica bellissima. Oggi è Opera Theatre, sarà l'opera L'Esir d'Amore questo febbraio. Festeggiate la festa di San Valentino con noi. Quella opera è molto interessante e divertente. La storia parla d'amore e sciocchezza durante tempi di difficoltà. Joseph Michael Brandt sarà il bracciante nemorino che è innamorarsi con Adina. Elizabeth Slayton canterà la parte di Adina. Sarà una notte bellissima. Compra i biglietti oggi. Chiama 706-542-4400. 706-542-4400. Buongiorno. Chi ha pizza di Paolo amiamo la nostra pizza. Pizza di Paolo è il migliore. Tutti amano la pizza di Paolo. Vada alla pizza di Paolo o telefoni di pizza di Paolo al 999-999-9992. Pizza di Paolo! Pizza di Paolo! Frequente 2001 italiano. Il corso è divertente e interessante. Se frequentassi il corso impareste molte nuove tempi. Verbale, mi piace 2001 italiana e tu Sara anche. Bentornato! Noi siamo qui con i nostri CE concorrenti. Adesso Colin è il nostro vincitore con 15.600 dollari. Quindi Colin, mi dica, se lei vincesse, farebbe con i soldi? Ah, signorina Trebek, farei molte cose se vincessi 15.600 dollari. Primo, se avessi 15.600 dollari, pagherei il mio debito e questo sarebbe bellissimo. Dopo che viaggerei nell'Italia, vorrei andare a Firenze visitare il Palazzo degli Uffizi. Se avessi i soldi rimanenti, sarebbero per risparmiare. Buona scelta! Colin, ci dica molte di lei. Dove lavora? Sono un insegnante. Insegno l'inglese ai scolari in prima elementare. Lavoro alla scuola elementare di Santo Francesco. E lei ha persone che stanno facendo il tifo di lei? Sì, certo. Ho la mia moglie, Maria, a casa, ma anche mio fratello Antonello e mia sorella Cinzia. Naturalmente, ho anche i miei studenti il tifo per me.
va bene, e arrivo al secondo posto con un $10,500. Riva, che cosa si piace fare nel suo tempo libero? Mi piace cantare o suonare il pianoforte. Amo esibirsi, particolarmente musica classica. Sarò in un'opera il semestre prossimo. Lei vorrebbe vincere? Ah sì, voglio vincere per la mia famiglia e perché bisogno i soldi. E che farebbe con i soldi? Se io vincessi i soldi, darei un po' a una carità e spenderei molto per lezione da una insegnante di musica molto famosa in Italia. Migliore de fortuna a lei. Finalmente al terzo posto, Christopher con $6,500. Christopher, penso che potrebbe vincere? Sì, sono molti fatti casuali. Per chi le sta giocando? Certo, voglio vincere per mio padre, perché non voglio amo in tutto il mondo. Io devo chiedere, se vincesse, che cosa farebbe con i soldi? Se io vincessi i soldi, comprerei una casa e vorrei sposare con la mia ragazza. Inoltre, mio padre e io vorremmo viaggiare in tutto il mondo. Buona fortuna! C'è tempo ancora per vincere. Adesso, alla nostra domanda finale. Voi potete puntare fino al vostro $40. Voi avete 30 secondi. Ci siamo! Chi è il attore che era il Porto voce per il video popolare Ascoltiamo. E anche hai avuto un ruolo in Mad Men, Parks and Recreation, The Mentalist e The Closer. 30 secondi. Chi mostri le sue risposte? Christopher, che cosa lei ha risposto? E Federico Dordé, è corretto! E che cosa hai puntato? Tutti i suoi dollari? Va bene. Riva, che cosa lei ha risposto? Mi dispiace, però Leonardo DiCaprio non è corretto. Che cosa hai puntato? Tutti i suoi dollari? Oh, mi dispiace. Adesso, Colin, che cosa hai risposto? Roberto Benigni, mi dispiace, Colin, però non è corretto. Che cosa hai puntato? Tutti per $600. Mi dispiace. Christopher, lei è il nostro vincitore. Prossimo, quello è Jeopardy!